Benvenuti alla rubrica Fitness Brianza. Oggi parliamo della palestra come centro di riferimento insieme al personal trainer del centro Neomotus, Federica Tramaldoni. Buongiorno. Buongiorno Federica. Dunque, le ricerche su Google denotano quanto le persone siano interessate a trovare dei centri di dimagrimento delle palestre molto vicine alla loro zona di abitazione e di lavoro. Questo non è magari un sintomo di una ricerca molto facile? Assolutamente sì, infatti le persone al giorno d'oggi cercano sempre e solo la via più facile, più veloce, che richiede meno energia, meno spreco di tempo per ottenere il risultato che vogliono. È anche vero che una delle cose statisticamente provate più ricercate sul web è appunto il dimagrimento, e il dimagrimento è il percorso del dimagrimento è opposto rispetto alla via facile, semplice, veloce. Quindi il percorso di dimagrimento è un percorso che comunque richiede tempo, richiede impegno, richiede fatica. E quindi è un po' un controsenso questo. Certo, il problema del tempo, ne facciamo un po' le spese tutti, e si traduce per queste persone anche nella ricerca di prodotti veloci che possono aiutare, come la termocoperta estetica o addirittura anche trattamenti parecchio costosi come può essere l'allenamento di elettromiostimolazione. Cosa ci puoi dire a riguardo? Ah, io sono assolutamente a sfavore di queste cose, perché assolutamente non servono a niente e non portano nessun tipo di vantaggio. Quindi non è che dici almeno hai un vantaggio, non hai neanche un minimo di vantaggio, perché come abbiamo detto sono anche costose. Certo. Perché davvero l'elettromiostimolazione è anche tanto costosa e non ti portano al risultato. Quindi non è tramite questi metodi facili e veloci che si ottiene il risultato. Tutte queste, passatemi il termine, cavolate che vendono sono assolutamente inutili, non servono a niente e ne vanno soprattutto delle tasche delle persone e a volte anche della salute. Certo, e a questo proposito mi allaccio subito a una domanda che ti avrei fatto molto volentieri, perché in questi ultimi anni abbiamo assistito al boom dell'integrazione. Tra gli integratori in particolare ce n'è uno che attira sia per i positivi ma anche molti negativi, che è la piperita. Sì. Piperita forte. No, piperina. La piperina. Scusate. Ok. La tra questi integratori c'è uno che attira molte, molte ricerche, che è la piperina forte. Uh-huh. Di cosa si tratta? Allora, la piperina è appunto, in realtà, cos'è la piperina? La piperina è una molecola attiva presente nel pepe nero. È quella che conferisce questo l'effetto piccante, diciamo. Ok. E perché viene ricercata, appunto, una delle ricerche anche più fatte riguardo il dimagrimento, riguardo all'integrazione, è sulla piperina, perché ha questo effetto, diciamo, termogenico. Le persone che, non essendo del settore e non conoscendo i reali quello che fa veramente, quello cui serve, quello che crede che avendo questo effetto termogenico, quindi che produce calore, può portare a un dimagrimento e a un bruciare, diciamo, i grassi. In realtà non serve a questo. La piperina viene ricercata perché insieme a una spezia, la curcuma, può avere un effetto antiossidante e antinfiammatorio. Però la piperina in realtà non ci sono delle prove a dimostrazione che ha dei reali vantaggi. Infatti l'EFSA, che è appunto l'ente della sicurezza alimentare europeo, non ha assolutamente pubblicato nessuna dimostrazione a prova che la piperina possa portare dei reali vantaggi. Quindi poi io parlo in generale della piperina come tutta l'integrazione, tutti gli integratori che sono assolutamente inutili, soprattutto poi quando una persona non segue uno stile di vita corretto, con una sana alimentazione, facendo esercizio fisico. Questa è l'unica vera integrazione che serve: l'allenamento e l'alimentazione corretta. Quindi tutti gli altri integratori assolutamente eliminati. Direi molto chiara. E a questo punto, che dire di tutte le persone che cercano la famosa dieta in 15 giorni, dimagrire in 15 giorni? È una cosa assurda, è assolutamente assurdo. Mi ricollego alla piperina, mi ricollego alle coperte, all'elettromiostimolazione. Sono tutte quelle vie facili e semplici che le persone ad oggi vogliono e ricercano perché non conoscono, perché non sanno e perché non vogliono far fatica. Quindi non esiste dieta di 15 giorni che ti porta a un cambiamento, non esiste assolutamente. Certo. E a volte è anche una questione di mentalità. L'individuo, ogni individuo ha una sua mentalità rispetto a un obiettivo che vuole raggiungere, ma la mentalità a volte si caratterizza anche per zone. Per cui mi chiedo,
come si differenziano le palestre di Milano, per esempio, che è una delle grandi metropoli italiane, dalle palestre di Monza? La differenza sta proprio qua, sta nella mentalità. La mentalità brianzola della Brianza, la mia figura, la mia professione non è assolutamente neanche conosciuta. Se un brianzolo vuole fare un determinato tipo di percorso di dimagrimento, di cambiamento fisico, non pensa minimamente all'idea di affidarsi a un professionista del settore. Nella metropoli invece di Milano, una persona che va a iscriversi in palestra già prende il personal trainer. Okay. Quindi anche qua la differenza è diversa tra l'iscrizione in palestra e basta e la presa di un personal trainer, se vuoi ottenere un risultato e un obiettivo. Certo, perché poi si rischia con il fai da te, che è dannosissimo, perché appunto ci si improvvisa senza le competenze o fidandosi di un sentito dire, di un parere di un amico, eccetera, ci si improvvisa e si ricorre sempre, si arriva sempre a finire nel fallimento di quell'obiettivo che si voleva raggiungere. Esattamente, quindi, ma infatti tutte queste strade facili e veloci non hanno un risultato, non ci sono delle dimostrazioni, delle prove vere, reali che ti portano a un risultato. Ti porta tutto a un fallimento, questo crea frustrazione, quindi questo poi porta l'effetto, al famoso effetto yo-yo, quindi dimagrisco, poi ringrasso, poi dimagrisco, poi ringrasso più di prima, non riesco mai a arrivare a un obiettivo, non riesco mai a raggiungere quello che voglio, le persone poi sono frustrate e quindi è proprio per questo che per evitare tutti questi danni che al fisico non fanno bene è necessario affidarsi a chi è competente, a chi è del settore, a dei personal trainer. E quindi in questo senso, visto che parliamo appunto di palestre, quali sono i requisiti che una persona dovrebbe ricercare per scegliere la palestra giusta? A mio parere non bisogna guardare il requisito della palestra, quindi non bisogna scegliere una palestra per gli attrezzi che ha all'interno, per la struttura, perché c'è la sauna piuttosto che, assolutamente no. Quello che le persone devono scegliere, devono stare davvero attente nella scelta, è nella qualità del lavoro delle persone che lavorano dentro. Quindi non bisogna scegliere la palestra come struttura, ma questo deve passare. Sicuramente può essere importante, ma deve passare secondaria, anche perché ormai ci sono tante low cost che proprio si svendono e fanno cadere tutta la credibilità che poi le persone hanno sulla palestra. Quindi bisogna assolutamente sceglierle, e anzi scegliere la persona in base all'obiettivo che ti dà la persona. Se la persona ti fa raggiungere l'obiettivo, è quello il lavoro del personal trainer. Personal trainer promette e fa raggiungere l'obiettivo, non è come la crema che ti promette e non serve a niente. Perfetto, quindi i veri vantaggi si hanno affidandosi ai professionisti. Ai professionisti, e perché mettendo è l'unica un po' soluzione. Anche di coscienza quando uno, esatto, si vuole affacciare a un nuovo mondo per lui. Sì, sì, sì. Perfetto, grazie allora Federica Ramalloni, personal trainer.